Nella solennità di Natale del 2017, Monsignor Michele Castoro, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, celebra la liturgia eucaristica vespertina. Il Natale è gioia perché Dio si è fatto vicino. Natale è la linea di orizzonte in cui cielo e terra si uniscono, tempo ed eternità si incontrano. Grande il fascino esercitato dai racconti del Vangelo sulla nascita di Gesù, come ora vedremo. Nei racconti del Vangelo sulla nascita di Gesù, gli eventi che segnano gli inizi della vita del Signore sono caratterizzati dalla gioia. Quando l'Arcangelo Gabriele annuncia alla Vergine Maria che sarà la madre del Salvatore, la saluta dicendo: rallegrati, piena di grazia. Alla nascita di Gesù, poi, l'angelo del Signore dice ai pastori: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. E i magi, che cercavano il bambino, al vedere la stella, narra il Vangelo di Matteo, al vedere la stella, i magi provarono una gioia grandissima. Quale allora il motivo di questa gioia? È la vicinanza di Dio, che si è fatto uno di noi. Sì, il Natale gioia, perché Dio si è fatto vicino. Natale è, per così dire, la linea di orizzonte in cui cielo e terra si uniscono, tempo ed eternità si incontrano. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Queste parole che abbiamo appena ascoltato dal prologo di Giovanni non finiscono mai di stupirci. Il Dio immortale si è fatto mortale, fragile come noi, ha condiviso la nostra condizione umana, è entrato nella nostra storia, è diventato pienamente l'Emmanuele, il Dio con noi. Nel mistero del Natale c'è anche un aspetto legato alla libertà umana. Infatti, il Verbo di Dio pianta la sua tenda fra di noi, peccatori e bisognosi di misericordia. Tutti dovremmo affrettarci a ricevere la grazia che Egli ci offre. Così il Signore si aspettava da noi un'adesione totale, completa a questo suo disegno. Lui viene sulla terra, desiderava essere accolto da tutti, invece, lamenta il Vangelo di Giovanni, i suoi non lo hanno accolto. È il dramma anche dei nostri giorni. Quanti uomini pensano di poter fare a meno di Dio? Ma l'uomo senza Dio è un uomo più povero. La terra senza Dio è una terra tormentata e insanguinata, avvolta ancora nelle tenebre dell'errore e del peccato. Dinanzi al mistero del Natale è necessario chinarsi in silenzio, come suggerisce la liturgia. Andiamo anche noi fino a Betlemme, in silenzio, nella gioia, a piedi nudi. Chiniamoci, anzi, pieghiamo le ginocchia per contemplare un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Gesù bambino è il mistero della tenerezza di Dio, è il segno che svela il sogno di Dio, il suo disegno di salvezza, che è quello di venire in mezzo a noi, di condividere con noi l'avventura umana. Quest'anno poi, per noi,
figli spirituali di Padre Pio? Il Natale è allietato anche da un'altra bella notizia. Papa Francesco ha comunicato di voler venire tra noi. Egli verrà il 17 marzo prossimo. Ringraziamo il Signore per questo ulteriore dono e ringraziamo Papa Francesco che si farà pellegrino tra noi pellegrini in questi luoghi santi, benedetti, santificati da Padre Pio. Miei cari, noi viviamo in una società difficile, disorientata e smarrita, attratta dalle cose mondane, i cui valori spesso mettono in secondo piano la dignità umana, specie di coloro che sono più deboli. Come non pensare oggi alle tante tragedie che ci rattristano? Sono davanti ai nostri occhi le lacrime dei bambini che fuggono dalla guerra e implorano un futuro di pace. Il dramma dei numerosi immigrati che sbarcano sulle nostre coste in cerca di pace e di benessere. L'angoscia di quanti vivono la crisi economica, il dolore dei terremotati che hanno perso tutto sotto le macerie e ancora non vedono un futuro di serenità, e la sofferenza di chi è stato colpito da una malattia. L'uomo di oggi si affanna alla ricerca di luce, ma sceglie luci effimere che durano e splendono un giorno solo. Ecco, Gesù viene a liberarci dalle false luci e dagli idoli con cui lo abbiamo sostituito. Dio oggi viene a noi per nascere dentro di noi. Siamo noi la sua grotta. Siamo noi la sua Betlemme, siamo noi la sua culla fatta di fragilità, siamo noi il suo presepe, le nostre case, le nostre famiglie, i nostri quartieri, le nostre città, i nostri ambienti di lavoro, sono essi i luoghi in cui Gesù vuole nascere. Il mistero della nascita di Gesù a Betlemme, avvenuto storicamente più di 2000 anni or sono, avverte Papa Francesco, si attua come evento spirituale nell'oggi della liturgia. Il Verbo che ha trovato dimora nel grembo verginale di Maria, nella celebrazione del Natale viene a bussare nuovamente al cuore di ogni cristiano. Passa e bussa, che trovi posto nell'alloggio dei nostri cuori. Fin qui le parole di Papa Francesco. Un santo diceva: «Ho timore che il Signore passi». Sapete perché aveva timore? Timore di non accorgersi del suo passaggio e di lasciarlo andar via. Quando noi sentiamo nel nostro cuore questa voce silenziosa che dice: vorrei essere più buono, sono pentito di quello che ho fatto, vorrei aiutare il prossimo, è proprio il Signore che bussa, che fa sentire la sua voce, ci fa sentire questo, la voglia di essere migliore, la voglia di riconciliarci con gli altri e con Dio. Beh, se sentiamo questo, carissimi fratelli e sorelle, allora fermiamoci. È il Signore che bussa al nostro cuore. Non lasciamolo passare invano. Ecco, allora è questo il mio augurio per ciascuno di voi. Che il Natale di quest'anno non passi invano, ma che apriamo il nostro cuore ad accogliere il Signore che viene per custodirlo gelosamente dentro di noi, perché la nostra vita sia sempre orientata verso il Vangelo Santo di Gesù. Buon Natale a tutti!